Bencic. Bencic che, e questo potrebbe essere benaugurante per Naif, l'anno in cui vinse il buon figlio, pochi giorni dopo andò a Parigi ovviamente per il Roland Garros Junior, se lo vinse. Bella questa, c'è una soluzione col dritto lungo lì da parte di Ogden. Stai male in campo? Ecco, è riuscito a sbagliare di tutto, però... settimana. Oh, questa è bellissima. Tanto brava nell'attacco col dritto, perché la palla rimbalzava molto alta, ma l'ha schiacciata bene e poi da rivedere la volée. Eccola qui, guardate che bella. Buon recupero, ecco che adesso piano piano sta facendo vedere delle cose più interessanti la statunitense, ancora una volta lo ha fatto chiamando a rete l'avversaria, giocando bene di fino e brava anche su questo recupero in allungo. Buona, ha trovato un angolo forse neanche troppo voluto, che chiede scuse in effetti. Ecco, 4-3, ne ha avuti anche due di vantaggio di break, visto che ha servito anche avanti 3-0. Comunque, per il momento sta gestendo il vantaggio maturato soprattutto nei primi 10 minuti di questa finale, durante i quali ha sbagliato di tutto, ma adesso la tendenza è un po' diversa. È riuscita a recuperare tutto il ritardo che aveva accumulato, colpevolmente accumulato. Gran bel dritto ancora, 15-0. Si apre il campo e va a segno col dritto. Ok, questo è un game importante perché è... troppo lontana dalla palla ovvia. Bella, dove l'ha messa? Dove l'ha messa? E come esce da una situazione che sembrava ormai... è buona. Game rapidissimo al tie break, qualora lo vincesse. Bello e contento. Questa è buona. Spinge Ogden prima col dritto, poi con il rovescio, ma lo sbaglia. E allora una possibilità d'appello che questo tiebreak, molto importante ovviamente nell'economia della finale. Si difende come può, ma non la può alla fine sul dritto. Bello anche l'incrociato, ma non, è meglio se non la fa giocare col rovescio, perché è andata forse un po' troppo.
La differenza è che questo set la sta facendo. Ecco, non poteva che chiudere con il rovescio. È il colpo in più per Livovde, che vince un set in cui si è trovata indietro di due break, in cui poteva anche chiudere qualche minuto prima. Il tie break comunque è suo, col punteggio di 7-3. In Texas con Phil Dent. E adesso quindi set di vantaggio. Vediamo se Ovde riesce a giocare con la stessa facilità con cui ha giocato buona parte del primo. Ecco, l'inizio mi sembra più che... Risposta vincente con rovescio, 0-3. Brava, ecco anche il tocco. Knife ha cercato di variare un po'. Mello. La tennista svizzera mi serve bene però. Beh, e si sblocca finalmente. Brava, contropiede di rovescio pesantissimo e dritto vincente. Brava qui, ha giocato molto bene al volo, finalmente con un po' di coraggio. Sbagliare in AF. Questa viaggiava di più. Parità. Ecco. Forse anche qui. Corta, punto rocambolesco, ma alla fine adesso lo... Servizio dritto al knife, che se la cava. Oh, che brava. Difesa, ma inutile perché... ma poi risponde alla grande, molto lenta Ovde nel momento in cui deve andare a giocare i colpi in uscita dal servizio. Insomma, due set vinti in modo molto simile da queste due giocatrici in rimonta, e quindi al 7-6 Ovde del primo set si contrappone il 6-4 Knife del secondo. Muovere. E questo è il rovescio che abbiamo visto tante volte nel primo set, una splendida. Può spingere e lo fa bene Knife. E quindi per il secondo set di fila, fuori da Parigi, per due anni di fila, al primo turno, fa veramente strano. Thank you.
Riga. Larga, e allora eccolo qui il terzo che indifia della Svizzera. Questa è bella. Alza la traiettoria per riprendere il centro del campo. Sbaglia, attenzione. Altro errore da parte di Ovid, aveva servito bene ma poi ha buttato via il dribbling. Rischia ancora. Ace 3. Che sbaglia anche di rovescio, no? Se non male, come mosse, ora è tardi, seconda palla match. Ed è buono, il terzo match point consente a Céline Naef di diventare la nuova campionessa del trofeo Bonfiglio. Per la seconda volta nella storia di questo torneo la Svizzera iscrive il nome di una sua giocatrice nell'albo d'oro del torneo, del prestigioso torneo milanese. Il rimonta ancora una volta come ieri, 6-7, 6-4, 6-3. Céline Naef dalla Svizzera è la nuova campionessa del trofeo Bonfiglio.